La Procura della Repubblica di Mondovì e i carabinieri indagano sulla morte di un bimbo prematuro venuto alla luce nelle campagne tra Monesiglio e Gorzegno, in Valle Bormida. La mamma è una donna di 40 anni, tedesca, che con il marito abita in un cascinale isolato in aperta campagna. Ieri hanno chiamato il 118. La mamma aveva una forte emorragia postpartum e il bimbo, di 8 mesi, era morto. I medici dell'ospedale di Ceva non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bimbo e prendersi cura della donna. La quarantenne è ricoverata da ieri nel nosocomio cebano e ora sarebbe fuori pericolo. Come prevede la legge, i sanitari hanno allertato i carabinieri, che hanno informato la Procura della Repubblica. Il magistrato di Mondovì ha disposto una serie di accertamenti per capire se si è trattato di un parto spontaneo e se il bimbo è nato morto, oppure se è morto subito dopo essere venuto alla luce, e in questo caso quali sono le motivazioni. Per il momento non ci sono persone che risultano iscritte nel registro degli indagati.